Buongiorno a tutti. Il 20 aprile si terrà il primo di tre incontri dedicati alle cave, mondi dimenticati per secoli dall'uomo, ma importanti, perché qui si ricercavano e si estraevano le pietre che hanno fornito il materiale per i templi più importanti di tutto l'Egitto. Le cave erano numerosissime, si arriva all'incirca 200, e si disponevano lungo tutto il corso del Nilo, come Gebel el-Asr, da cui si ricavava la diorite, la famosa diorite di Kefren, poi il granito ad Aswan, Wadi Hammamat, la grovacca e lo scisto, l'alabastro ad Atnub e il calcare vicino alle piramidi, nelle cave di Tur el-Masara. La loro riscoperta da qualche decennio ha permesso di valorizzarle come degli autentici siti archeologici, evidenziando un patrimonio ricco di saperi e di conoscenze tecniche raffinate ed ingegnose. Analizzeremo il percorso del materiale per via terrestre e per via fluviale verso i luoghi di destinazione e infine analizzeremo la complessa rete di piste, veicoli di conoscenza e di crescita che hanno permesso all'Egitto di entrare in contatto con i popoli limitrofi e del Mediterraneo e anche attraverso il deserto occidentale. Apparentemente impraticabile per la desolazione del suo panorama, ma percorso da carovane che sono riuscite ad inoltrarsi in lande assolutamente insospettabili.